Peggy Guggenheim e Ca Mai Finia. La collezione Peggy Guggenheim è uno dei musei veneziani più visitati di sempre. Ospita centinaia di opere dei maggiori esponenti dell'arte moderna e contemporanea. Pollock, Kandinsky, Picasso, Magritte e poi gli italiani Fontana, Santomaso, Tancredi, Vedova. Un meraviglioso palazzo affacciato sul Canal Grande in cui è possibile ammirare opere che vanno dal cubismo al surrealismo, dal futurismo all'espressionismo. Per decenni Cavenier dei Leoni, questo è il nome del palazzo, fu la casa della collezionista e mecenate americana Peggy Guggenheim, che la acquistò nel 1948 per abitarvi e farne museo per le sue opere. «Decisi che Venezia sarebbe stata la mia patria futura», scrisse lei stessa in una lettera diversi anni più tardi. «L'avevo sempre amata più di ogni altro luogo sulla terra e decisi che lì, da sola, sarei stata felice». Ne nacque una sorta di belle époque artistica e avanguardistica che durò un trentennio tra gli anni 50 e gli anni 70. I maggiori artisti del Novecento frequentarono Venezia e questa casa anche solo per venirla a trovare. Oggi la Fondazione Guggenheim, che possiede casa e collezione, non si limita a esporre le opere. La collezione Peggy Guggenheim è da anni un polo culturale riconosciuto in città, che promuove progetti ed eventi che ruotano attorno al mondo dell'arte, dedicati perfino alle famiglie. Però a guardarla bene, Cavenier dei Leoni non sembra un vero palazzo. Anzi, sembra solamente il pian terreno di un palazzo. Provate a completarla mentalmente e scoprirete quanto grande doveva essere, ma in effetti fu iniziata e mai terminata. Ed è da allora che i veneziani iniziarono a chiamarla Ca Mai Finia. Come può essere accaduto? Secondo la leggenda, a impedire ai Venier di completare il palazzo furono loro, i Corner, gli ingombranti dirimpettai. Quando realizzarono che davanti al loro palazzo ne sarebbe stato costruito uno di ancora più grande, brigarono al punto da riuscire a far fermare i lavori e lo fecero per non perdere la vista sulla laguna. Come sempre a Venezia la storia e le storie si sovrappongono in un misto di curiosità e fascinazione. Peggy Guggenheim riposa ancora nella sua Cavenier dei Leoni. Le sue ceneri sono sepolte in giardino, a poca distanza dai suoi cagnolini che ebbe in vita e che tanto amò. Ti è piaciuto questo video? Metti il mi piace su Venezia in un minuto e invita i tuoi amici a farlo.